Una colazione per Ricky, gli faccio una sorpresina e gli porto la colazione a letto stamattina. Colazione pronta e ora gliela porto. Amore. Amore. Sorpresa. Non reagisce. Amore. A colazione. Sei pronto? Molto bene. Prendi. Allora ragazze, sto per girare un video molto kawaii. Credo l'abbiate già visto perché penso lo caricherò prima di questo vlog. Quindi niente, mi vado a spicciare. Sono già premunita di forbice e ci vediamo tra un pochino. Ma di un po' ti è piaciuto il risveglio di questa mattina? Tanta roba. Lo prenderemo per un sì. Tanta roba. Bene. Ma la lavatrice è finita? No. Ancora? No. La stacco? Io... no. Aspettiamo che finisce così poi stendo. Video finito. Adesso lo monto. Lo carico, lo edito. E lo vedrete prima di questo vlog. Allora, pranzo in cottura. Qua ci sono gli spaghetti rigorosamente interi perché Ricky è stato molto preciso nella sua richiesta. Qui abbiamo la passata e per me ho anche fede, adesso vedo c'è proprio la polpa che è più dolce, io la preferisco rispetto alla passata che la trovo più acida, non so. E niente, quindi ora aspettiamo e poi pranziamo. Ragazze, solito salto temporale. Diciamo che siete rimaste al pranzo, praticamente poi non ci siamo più viste né sentite, sono sparite in una nube di fumo, ma dopo il pranzo mi è venuta di nuovo la nausea, insomma, diciamo che dopo pranzo non ero proprio al top, poi Ricky doveva fare dei lavori in bagno, doveva sistemare delle cose, quindi insomma avreste solo sentito rumore praticamente, quindi ho lasciato perdere. Adesso Ricky mi ha praticamente cacciata dalla cucina perché volevo insomma sistemare, lavare le ultime poche stoviglie rimaste, ma ha voluto fare lui, quindi in attesa che lui finisca io mi volevo struccare e fare una maschera e, una maschera che tra l'altro mi aveva regalato la mia amica, ma non ho poi fatto, non so perché, l'ho praticamente messa nel dimenticatoio, anche se non vedevo l'ora di provarla, però la proverò oggi. Allora passo velocemente una una salvietta e poi mi strucco anche con questo qui che sto adorando, vedete come va giù in fretta perché lo uso veramente tanto. Tra l'altro la prossima volta che vado a fare la spesa devo ricordarmi di prendere i dischetti, perché solitamente ho sempre la scorta nella dispensa, diciamo, ma non ce n'è più. E solo l'idea di rimanere senza mi metto le mani nei capelli, quindi la prossima volta che vado all'Eurospin li prenderò. Prenderò 2 o 3 pacchettini in maniera da essere a posto per un pochino.
E niente, alla fine questo vlog sarà principalmente chiacchierato, chiacchiericcio, perché appunto mi farò questa maschera insieme a voi, perché mi rendo conto di non aver più vloggato. Ho fatto vedere la kawaii box a Fede, alcune cose le ho tenute io, alcune le ha prese lui. Tra l'altro spero che abbiate partecipato in tante, perché è un'opportunità per avere qualcosina gratis, no? Fa sempre piacere. E poi devo ammettere che mi è piaciuta molto questa box, quindi sinceramente mi sento di consigliarvela, anche per i più piccini, insomma una cosa diversa dal solito. E niente, adesso passo ancora un paio di salviettine bagnate con questo qui. Stasera faremo faccio le carote grattugiate con il mais, quindi tipo in insalata, e le uova strapazzate, penso al pomodoro, non so, a me andrebbero di più bianche, perché già a pranzo abbiamo fatto la pasta al pomodoro, quindi sapete che per l'acidità troppo pomodoro non va neanche bene. Poi tra l'altro io mi sono fatta quello più leggero, però sempre pomodoro è, e quindi mi sa che io me le lascerò, me le terrò in bianco. Ieri tra l'altro ho provato quella specie di robot da cucina che mi ha regalato Riccardo sempre sotto Natale. Ragazze, è spettacolare. Se lo trovate ancora in offerta prendetelo, perché è qualcosa di comodissimo. Cioè metti la carota proprio là, la devi solo pulire, praticamente grattare, lavare, disinfettare. Nel mio caso, nel vostro non ce n'è bisogno, e lo mettete nel beccuccio, tenete premuto la parte sopra in plastica, poi magari in un altro vlog ve la faccio vedere, tenete premuto, schiacciate, e in automatico dal cono davanti esce la carota grattugiata. Poi si può affettare, macinare, si può fare veramente un sacco di cose. Allora, questa è ancora la scatolina regalo della mia amica. Anche Riccardo me l'ha detto, accenditi anche la candelina, perché praticamente la mia amica mi ha fatto un set che poi io non le ho volute accendere, perché i regali della mia amica le tengo tipo reliquie tutte le volte, le cose sue non le uso mai, però è sbagliato fare così. E non lo so, penso andrò su questa che è più dolce, questa è strawberries e cream. E questa è Clear Blue Sky. Questa sa più di pulito. Non lo so. Sono buone entrambe. Magari faccio questa che sa più di... forse più adatta al bagno, diciamo. Poi qui c'è la maschera. È di Sephora. Ovviamente al cocco, perché la mia amica sa quanto amo il cocco. Infatti insieme mi aveva regalato questo qui, che sto utilizzando tantissimo, è praticamente finito, ragazze. Cioè, questo è quello che rimane, per farvi capire. Quindi peccato. Se lo trovo lo ricompro. Niente, sì, vado di questo che lo trovo più adatto al bagno, così profumo anche il bagno, e poi mi vado a fare questa maschera qui. Vado a prendere solo, anzi, intanto scarto la Yankee Candle, che quasi mi dispiace, non mi va di spacchettarla, anche perché poi non ha più la scritta Yankee Candle, però vabbè. Il brutto di queste, infatti io non le compro mai queste, perché mi piacciono di più piuttosto quelle piccoline in vetro. Poi ho preso un tappino dorato, giusto perché non coli la cera in bagno, e vado a posizionarmela qua vicino. Togliamo lo specchio, che tanto non mi serve, me lo metto qui, tanto c'ho anche lo specchio grande del bagno. E vado a prendere però l'accendi candelina. L'arma l'ho recuperata. Accendiamo la candela. Ok. Ora dobbiamo legare i capelli, però.
un elastichino. A parte che qua più che, aspettate, più che legare i capelli, cioè io avevo la fascia, che fine avrà fatto? Allora, vediamo un attimo, cioè ragazze, la faccio vedere, troppo rilassante. Solo a guardarlo mi rilasso veramente, amo le candele, le amo tantissimo. Allora, vediamo se c'è qualche spiegazione, ma sarà... Ah, sono quelle nella plastichina. deve stare su 15 minuti. Quindi preparatevi. Preparatevi ad aver paura, perché sarò orribile, brutta come la morte. Che carina, è rosa. Spettacolo. Allora, aspettate che... Wow. È super bagnata. Quindi sto facendo un po' di fatica. Ah no, aspettate. Mamma mia. È doppia tipo. E quindi si è sdoppiata. Ah no, questo va tolto. Cioè c'è una specie di pellicola davanti. Ok, io non so cosa combinerò. È inquietante, ragazze. Come si mette sta cosa? Prima volta che ne faccio una. Dio, un film d'horror, ragazze, non guardate. Mamma mia, ah, che bello però. Mamma mia. È super fresca. Cioè la sensazione, ragazze, è bellissima. Oddio, sembra veramente un mostro. Non guardate davvero. Devo solo capire cosa devo fare tra 15 minuti. No, è caduto un po' di liquido, vabbè, ma tanto era già strapiena. Vediamo un attimo. C'è scritto. Me lo dai un bacino? Amore! Se n'è andato. Beh. C'avrà anche ragione. Che ridere, ragazzi, è entrato Ricky. E mi ha detto, e mi ha guardata, è venuto a prendere l'accendino per la cucina. E mi ha detto, se non la guardo non mi vede, se non la guardo non mi vede. Effettivamente è terrificante, cioè, preferisco quella forma di panda, cioè, sembro veramente alien. Vabbè, comunque mancano pochissimi minuti e levo questa cosa uscena, ma molto rilassante, devo dire la verità. Non abbiate paura, sono sempre io. The mask abbiamo tolta. E alla fine ho scoperto che non va neanche risciacquata, cioè semplicemente bisogna infatti è incredibile, era strabagnata e ha assorbito tutto. Dice che bisogna massaggiare semplicemente con le mani fino al, diciamo, al completo assorbimento, e non bisogna risciacquare, così dice. Quindi, devo dire che la sensazione bella fresca è stata paradisiaca, ragazzi. Cioè, veramente, mi sento di consigliarvela comunque. Profumo buono, questo è di Sephora. Maschera viso cocco. E formula concentrata. Questo è quello che... Poi si è assorbita praticamente da sola.
Cioè, è già asciutta praticamente. Giusto un po' il naso, forse. E mi sento la pelle veramente rilassatissima, super morbida. Dovrei anche un pochino sistemarmi le sopracciglia, ma lo farò domani, perché domani è domenica. Sono sola. Tra l'altro domenica è il compleanno di nonna. La nonna, diciamo, che vedete spesso nei video. E cosa ho fatto? Zoomato. Ah, ecco, mi sembravo troppo grossa, troppo vicina. E sì, sarà il suo compleanno. E non ho ancora capito cosa faremo. Penso una cosa molto, molto tranquilla a casa. Penso, però non so ancora nulla. Sta frangia non la so, frangia, ormai non è più una frangia perché, cioè, guardate, è lunghissima. Però quando la stiro mi rimane un po' elettrica, l'ho notato anche nel video della Kawaii Box. Boh, probabilmente perché comunque è stata tagliata per essere da questa parte, quindi dovrebbe stare così in realtà. Ecco, infatti così sta. Però vabbè. Dettagli. Dicevo che domenica è il compleanno di nonna, il 13, e non so ancora cosa faremo. Non mi sono ancora sentita, organizzata, diciamo, con i miei, quindi magari stasera indago e capiamo un attimo cosa faremo di bello. E sempre se lo facciamo domenica, anche perché non c'è Federico. Boh. Ok, mi chiamano, probabilmente pronto, quindi direi di soffiare. Sì? Oh, il mio amore ha preparato anche la cena. Ma mi vuoi ancora nonostante prima fossi stata brutta? Fossi stata? Nonostante prima ero brutta, bruttissima. Prima non eri tu, eri stata posseduta da un fantasma. Senti il profumo. Guarda. Di cocco, sono coccata. Tutto e buonanotte. Bacino. Sogni d'oro, amore.